Diceva John Ruskin che il vero artista è un veggente, è un profeta, è colui che riesce in un certo modo a favorire l'incontro dell'uomo con il cosmo e a prevederne le prospettive. In tempi tragici di emergenza sanitaria, l'opera di Ferdinando Greco sembra in un certo senso confermare questa straordinaria intuizione del grande critico britannico, protagonista del romanticismo inglese. Ferdinando Greco è stato al centro della ricerca estetica italiana dagli anni 60 a oggi. Ha iniziato con un ciclo famoso dedicato ai reperti metropolitani, una sorta di allusione a un'archeologia del contemporaneo che poi è diventata un leitmotiv all'interno della sua produzione. Negli anni ha toccato altri cicli importanti, come i paesaggi portati via, che poi si sono evoluti in questi paesaggi dell'anima, dove figure consunte, logorate dall'esistenza, si sfaldano nella materia e allo stesso tempo si rigenerano. Oggi è impegnato, ormai da qualche tempo, in un altro ciclo importante e denso di significato che si intitola Unde Malum e si ispira in parte alla ricerca della verità di Sant'Agostino. Da dove viene il male, dunque? E le sue visioni propongono un universo infinitamente grande ma allo stesso tempo piccolissimo, un microcosmo insieme a un macrocosmo dove cellule e pianeti alludono ai temi della genesi, della germinazione e dell'evoluzione. Ferdinando, buongiorno. Davanti alle opere di questo tuo nuovo ciclo è difficile non pensare a quello che sta succedendo oggi nel nostro mondo. Dunque Ruskin aveva ragione, l'artista precorre i suoi tempi? Io direi di sì, l'artista è un profeta. Del resto mi sembra anche di esserlo stato, in quanto negli anni 70 addirittura facevo questi tombini, allora li chiamavo catalogo reperti. Reperti perché venivano da un mondo ormai morto, ma era il nostro questo mondo. E dunque allora c'era già quest'idea di una civiltà che stava morendo. In un certo senso era un po' simile alla situazione che stiamo vivendo oggi col virus. Il virus da allora era l'ICMESA, una ditta di Seveso, Meda, dove era scoppiata, non so cosa, eccetera, ma si era diffusa la diossina. Da lì io non è che sono nati i tombini, già li facevo poco prima, però ricordo che quando continuavo a farli, andare in giro, toccare la terra, eccetera, non era piacevole, perché sembrava tutto contaminato. Dunque, se penso a questo fatto, a questo avvio anche del mio lavoro, eccetera, direi che profeta un po' mi sento. Quando e come è nata la serie Unde Malum? Se non erro già nel 2017? Sì, nasce in quell'anno ed è un ricominciamento perché vado a riprendere un po' l'immagine iconica dei tombini, ma non sono più quelli degli anni 70 così duri, grandi, sindonici. Invece questi sono tombini di dimensioni più piccole, ma che incominciano a deformarsi, come se fosse avvenuto qualcosa di una catastrofe, sembrerebbe, no? Che ha agito sull'asfalto e ha reso i tombini deformi. Ma questo tombino deformato, come per esempio in un quadro che ricordo, che si chiama Decosificarsi, c'è una tensione verso l'alto. Il tombino proietta nel buio, nell'oscuro notturno, una specie di flusso o di tensione verso l'alto. Infatti, subito dopo, si manifesta molto bene, con molta evidenza, questa tensione e nascono le aporie. Le aporie sono proprio uno e due, in basso il tombino e sopra questo mondo. Uno di questi quadri è Divenire e sparire del mondo del 2018.
Subito dopo però avviene un altro cambiamento. Appare un quadro come Cosmico Consentimento, dove sparisce completamente il tombino e lo spazio è occupato unicamente da questa sorgere di un flusso fortemente sentimentale e credo che sia originato da una situazione abbastanza, come si può dire, delicata, fragile, che stavo vivendo. Tanto è vero che mi sentivo come sospeso. Quest'opera è accompagnata da alcune pagine di diario, da queste parole che tu hai scritto, con cui hai commentato, riflettuto, insomma, sui tuoi temi. E accanto appunto a Cosmico Consentimento, tu a un certo punto parli di trascendenza, dicendo che il mondo è infinitamente altro da sé. Hai voglia di spiegarci questo concetto? Infatti, dice a un certo punto il diario, con questo quadro inizio, così mi sembra, un tempo nuovo, dove ho davanti come un'immensa prateria e forse addirittura mi sto affacciando sulla soglia dell'infinito. Dunque, l'uscio dell'infinito con un soffio lieve si è aperto e l'opera cerca il cielo, da dove raccoglie suggerimenti, sconfinamenti, peregrinazioni, trascendenza. Il mondo è infinitamente altro da sé. Questo infinitamente altro da sé che è il mondo, così lo definisco, è una cosa molto personale. Sorge da un bisogno molto soggettivo e direi di lasciarlo così com'è, col suo suono poetico che ha. Tu definiresti il ciclo un de malum, diciamo, come risultato di, o come lo specchio di una nuova arte sacra? Qualcosa di sacro c'è nel mio lavoro e si è manifestato nel tempo. Magari mutava il linguaggio, ma l'elemento del sacro usciva di tanto in tanto. E sul mio diario, a proposito del celestiale dissolvimento, scrivevo questo. Sono cambiati i parametri estetici, ecco cosa era che mi impediva di giudicare il quadro. Ma la cosa più sorprendente è che mi sto aprendo alla bellezza. Ho lavorato una vita e adesso sta succedendo. Prima la parola bellezza non era cercata. Prima c'era la forza, la passione, il dolore. Tutti i frutti dei sensi di colpa che per lungo tempo mi hanno tenuto. Che poi il mio lavoro possa essere o diventare una forma moderna d'arte sacra, questo credo che non tocchi neanche a me definirlo, saperlo. Occorre che il mio seme cada su un terreno propizio, su un terreno che l'accoglie e che l'ascolti. La schiusa delle uova cosmiche, ecco, questo a me rimanda in modo anche così forse in forma un po' nostalgica verso una sorta di universo fantascientifico. Penso ai racconti di Lovecraft e penso anche all'invasione degli ultracorpi. E un po' di surrealismo c'è? Sì, un po' di surrealismo c'è e l'ho pensato anch'io quando stavo ultimando il quadro. Ma accorgevo che c'era questa nostalgia, diciamo, sia del surrealismo sia del racconto fantascientifico. Poi però ho pensato che era solo del formaggio grattugiato sulla minestra che andava dissolvendosi nel piatto. Viene in mente Alien, ma la mia intenzione non è ferocemente assassina come l'essere che nasce nel film. Invece parla del mistero della vita nel cosmo e dei suoi processi. Il significato vero è che questo, specialmente quella specie di grande boccia che viene dall'alto, no? Di meteorite, no? E che sta piovendo sopra, a me sembra proprio come una specie di kenosis, ecco, che dà la vita. Ecco, la sperimentazione sul PVC. È importante in questo lavoro laddove la materia assume un valore espressivo, per cui la materia che trasuda significato. Come lo hai sviluppato questa parte del tuo lavoro con la sperimentazione su nuovi materiali?
Mi immagino davanti al PVC ben teso su una tavola e io che devo incominciare il lavoro. È un momento importante, quello dell'avvio. Davanti non ho nulla, ho solo questo PVC ben teso. Credo che l'avvio poi influisce anche sullo sviluppo. Dipende da come, per esempio, metto il colore sul PVC. Lo posso mettere come un blocco unico, è un colore diluito che però tende a espandersi, lo però posso anche farlo correre alzando, magari inclinando la tavola, no? Il colore corre a destra e a sinistra e avanti. Ci possono essere altre soluzioni, altri momenti che improvviso anche, eccetera, accettando anche il caso, è vero, che dà dei risultati, oppure rifacendo tutto da capo, lavando via, riprendendo, eccetera. È possibile fare questo proprio perché sto lavorando sul PVC, non è la tela che assorbe il colore, invece è il PVC che fa correre il colore, e questo è liberare anche la pittura, è come liberarla finalmente da una gabbia che l'ha tenuta lì inchiodata sulla tela. La pittura dunque è liquida, dicevo, corre, si muove, e io devo essere io a inseguire lei, cogliere, di avere doti un po' da rabdomante, se diciamo, qualcosa di simile, per cogliere questa sua inquietudine vitale, vitale, io mi ripeto, perché do vita fin dall'inizio e spero che poi questa vita permanga fino alla fine. Fra i grandi, le grandi tematiche di un De Malum c'è quella della paura, ovviamente collegata anche alle pagine di Sant'Agostino, alla riflessione di Sant'Agostino. E tu però mi parlavi di un testo di Baricco che ti ha molto, molto colpito, che in un certo senso rispecchia anche la tua riflessione personale. Parla di questo Baricco, della paura della pandemia che produce un tale shock che galvanizza l'individuo e gli fa fare qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto. Io dico che nei miei quadri avvengono questi cambiamenti. Si passa, per esempio, dai quadri dell'aporia, dove ci sono due immagini che si incontrano e si scontrano allo stesso tempo, si oppongono, e ognuno delle due ha la sua ragione d'essere. Dunque il tombino segno urbano si mette proprio di fronte al mondo trascendente che sta sopra. Dunque l'immanenza e la trascendenza. Però poi succede il cambiamento, come dice anche Baricco nell'articolo. Questo cambiamento addirittura esclude il tombino per dare tutto spazio a questo nuovo mondo. Questo nuovo mondo è talmente intenso come apparizione, come visione, come emozione, come sentimento, ecco, soprattutto, che dilaga sul quadro. E questo ineffabile diventa unico, totale, esclude tutto il resto. Per cui, insomma, c'è speranza. Direi che speriamo e non speriamo. Dunque c'è una specie di disperanza, diciamo. Ah, ecco, mia moglie mi corregge, che sente quello che sto dicendo, e dice: no, l'uomo ha più speranza. E finiamola così.